Pronto, salve. Buonasera. Buonasera, Presidente. Buonasera. Ascolti, prima l'ho sentita perché non ho seguito la trasmissione proprio dall'inizio, ma mi sono collegato e stavo ascoltando un trafiletto dove parlava appunto della sanità che non funziona. Sì. Io quello che volevo mettere in evidenza è che anche il governo che oggi sta parlando di tagli, tagli e tagli, e uno di questi è il combattere l'evasione fiscale. Una cosa importante è di cui non ha ancora parlato nessuno è la corruzione, perché sa benissimo che quando lei mi parla di sanità che non funziona, io penso che i finanziamenti che vengono o le nostre tasse sono così tante e i soldi sono così tanti che potrebbero rendere la sanità un sistema efficientissimo, come tante altre cose. Però il problema è che c'è proprio la Sì. cultura di andare in politica perché si devono fare gli interessi, perché quando si va, lo sa meglio di me, un partito chiede quello, l'altro chiede l'altro, ognuno vuole la sua fetta. Ed è per questo che noi non abbiamo delle strutture, parliamo dalla sanità a tanti altri servizi che sono efficienti, perché si parla di combattere l'evasione, ma non si dice che bisogna appunto combattere anche la corruzione, perché anche quando l'Agenzia delle Entrate fa delle verifiche, sappiamo che se tocca il piccolo è una questione, se tocca il grande è un'altra. Allora il discorso, se non cambia questa cultura, noi non potremo cambiare niente. Quindi possiamo parlare quanto vogliamo e dire io dico la mia, l'altro dice la sua, ma non cambierà mai niente se non cambia questa forma di pensiero. Io penso che con rispetto per la sua età è arrivato, penso, il momento che dopo 20 anni bisogna sostituire la classe politica con giovani, con idee giovani, con idee un po' diverse rispetto a quelle che si sono fatte dopo gli anni della Democrazia Cristiana. Perfetto, Sono grazie mille per il suo intervento. Attenzione però a mettere in connessione la d'accordo. politica con il sistema di corruzione. Sono due sistemi paralleli, non sempre si intersecano, è capitato, ma non possiamo adesso tacciare tutta la politica di essere vittima o comunque invischiata ai fenomeni di corruzione. No, Io mi guarderei bene, ci sono tante persone ci oneste e sono la tante politica a persone che anzi volte dà danno degli occhi. davvero, rendono un servizio davvero alla comunità e sono davvero al servizio del bene comune. Così come purtroppo ci sono delle persone che invece approfittano di questa loro presenza in determinati settori della vita È un fenomeno sociale del trasversale che paese. riguarda un po' tutti i sistemi, il Certo. mondo imprenditoriale, il mondo della società civile e quindi chiaramente anche il mondo della politica, che è fatto di persone che possono avere delle debolezze, possono sbagliare con azioni assolutamente illegali, però io mi guarderei bene dal tacciare tutta la No, politica, dal assolutamente. macchiarla con Sono d'accordo. una lettera scarlatta, assolutamente no. 085 01 9998, se volete intervenire in diretta. Stiamo parlando invece di questo incontro che si è tenuto in provincia per salvare l'emittenza locale con l'arrivo del digitale terrestre. Ci sarà, avete già inviato una nota al governo nazionale, ma non finisce qui, immagino, ci saranno Mi altre auguro iniziative. proprio di no, perché praticamente il documento è stato elaborato verso le 12.30, alle 11 si sono chiusi gli emendamenti per quanto riguarda la Camera dei Deputati, però c'è il passaggio al Senato, domani è vero che si vota alla Camera, tra domani e dopodomani mattina, lunedì Mercoledì mattina, sì. però possono benissimo intervenire, il governo lo può far proprio e quindi può davvero intervenire in maniera decisa. Io mi auguro che questo avvenga. Non ci faremo chiudere la bocca, come si Assolutamente. dice. Infatti, protesteremo per continuare ad andare avanti. Noi siamo in chiusura di questa puntata. Ringrazio il Già. presidente della provincia di Bari, Francesco Schittulli. Lunedì prossimo daremo le risposte su 41 dipendenti, questa vertenza che ha tenuto banco in questa puntata. Grazie, presidente. Buona settimana. Voleva Grazie. aggiungere qualcosa? No, lunedì 15 vediamo. Lunedì ci vediamo, Ah, certo, come no. Saremo sempre puntuali qui in prima linea con tutte le domande dei cittadini. perfetto. Perfetto, benissimo. Grazie a voi per averci seguito, vi rinnovo l'appuntamento con lunedì prossimo alle 15.30. Arrivederci.